Abbiamo preferito chiamare un uomo, un giornalista, che è giornalista, però è bello come un calciatore, ed è Andrea Scanzi. Benvenuto. Se stasera sono qui è perché ho letto uno dei libri più brutti di sempre, 50 sfumature di grigio. Non è neanche un libro solo, sono addirittura tre, grigio, nero, rosso, una trilogia, scritta da E. L. James, pseudonimo di Erika Leonard, 49 anni, inglese, casalinga. È una trilogia così brutta, ma così brutta, che ha venduto 31 milioni di copie. Pensateci, 31 milioni. Mozart è morto solo come un cane, Fenoglio è morto nell'indifferenza generale e questa casalinga qua, tutt'altro che disperata, è famosissima e ricchissima. Ma è una trilogia davvero brutta, scritta male, qua e là ridicola, però ha avuto un successo incredibile, è innegabile, anche qui in Italia. Perché? Forse perché è facile da leggere, ma anche Dylan Dog è facile da leggere, e mica vende così. Forse perché è diventato un fenomeno di moda. Forse perché è una sorta di mix tra Federico Moccia, i romanzi Harmony e Rocco Siffredi con le borchie. Forse perché è una trilogia brutta e visto che noi siamo stupidi, compriamo le cose brutte. Una tesi cattiva, molto cattiva, anche se va detto che il fatto che in questo momento storico, contemporaneamente, abbiano successo le 50 sfumature da una parte e il Pulcino Pio dall'altra, non depone a nostro favore. E forse è successo perché è una trilogia erotica, perché parla di sesso, perché porno soft, perché parla addirittura di sadomaso. Il sadomaso. Però dire che questa trilogia è erotica è come dire che Mario Borghezio è un gran figo. E io non ce la faccio a dirvelo. La verità è che io non lo so perché questa trilogia ha così tanto successo. Non lo so. So soltanto una cosa. Una volta Honoré de Balzac, il grande Honoré de Balzac, ha scritto "Una notte d'amore è un libro letto in meno". Ecco, se a voi una notte, qualsiasi notte, viene voglia di leggere 50 sfumature di grigio, date retta a me. Fate l'amore. Grazie. Andrea Scanzi, Grazie. che con molto coraggio ti venga a salutare. Andrea, scusami, Volentieri, che con volentieri però. molto coraggio si è messo contro 30 milioni di Lo so, lettori. lo Ciao, so. piacere, benvenuto. Però se ti trovi la macchina con 30 sfumature di chiave, Me la non sono meritata sai, adesso. sai il perché. Sì, Va insomma, bene, rispetto un ci po'. vuoi, aggiungere così una chicca? Come mai? L'hai Io ho letto comprato? il primo, devo dire, mi Ma sono l'hai fermato al comprato? grigio. No, l'ho comprato proprio, sì, Ah, l'hai non me lo sono comprato fatto spedire, l'ho comprato, ho letto il grigio e mi sono fermato lì. Quindi magari il nero e il rosso sono capolavori, ne dubito, però mi sono fermato lì. tu. Le Però l'hai letto tutto il prime grigio? 550 pagine della trilogia, sì. Sono affascinato Io a proprio. pagina 142 però mi sono eccitata. E sai, ognuno ha le sue perversioni, Teresa, che ti devo Infatti, io c'ho dire? Così, questa, va bene. lo so, Allora, lo so. grazie, benvenuto Grazie a te, e Teresa. spero di rivederti, Andrea Grazie. Scanzi. Ve Grazie. l'avevo detto che era bello.